Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Azura Sprat. A parte gli scherzi, benvenuti in questo nuovo Kanda. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con il vero Kanda numero 18, una svolta degli eventi, ciò che collega il gioco originale con il DLC, il Kanda 19 dietro le fila. Vediamo. Questa non è la fine, c'è ancora un nemico da battere. Ma chi è? Con la sconfitta di Deus e l'uccisione di Vlitra, chi rimane ancora a minacciare il mondo? Azura e Yasha si preparano ad affrontare la mente dietro a tutto questo. Il ragno dorato? Può essere. Andiamo a vedere. Ricappone di quello che è successo. Allora, devo ammettere che questa cosa è molto Naruto e molto giapponese, il fatto che i due nemici si uniscano per battere il nemico comune. Molto figo comunque, mi è piaciuto davvero tanto. Cioè, se il gioco si fosse concluso anche qui, avrei gridato proprio al miracolo, avrei detto wow. So you made it back. Ma era ovvio che Olga ancora era in circolazione. Mi piace che hanno collegato questa cosa. I am very happy to see you both in one piece. If you had lost to Vlitra, who would I exact my revenge on? Stop this! And now you shall feel my pain! Bling! Ed è arrivato il ragno dorato. I do not think so. You shall not destroy my precious vessel. Che inizialmente pensavo che per strumento intendesse Azura, invece intendeva proprio la figlia. Okay. Che poi non è strumento, vessel è contenitore. Qua è sbagliata la traduzione, secondo me. Cioè, non secondo me, è proprio sbagliata. At last, my plan is realized. E prende il possesso di Mitra, che è la sacerdotessa. Inizialmente era sul pendente, ho pensato il pendente è importante, invece no, usa proprio lei. Ci si fonde assieme e Mitra diventa adulta e coi capelli biondi. Questo è il recapone della scorsa puntata. I am the true god, the embodiment of the wheel of life, the spinner of all mantra. Ecco, che in realtà ha senso, perché noi stavamo combattendo contro la volontà della terra, questa è la volontà della vita, tutto insieme, il nirvana. Wow, dai, su, sono contento, voglio vedere cosa succede adesso. Il Brahmastra, sempre lì bello lui. Inutile. Sembra che c'hai i capelli biondi adesso. At last, you have passed my trials, Redeemer Asura. Il Redentore addirittura. You have defeated the will of the planet and proved yourself worthy. Anche Yasha ha aiutato, I am the true god. Yes, I am the guide of all beings, the one who bestowed mantra upon your ancestors. Ok. I had the planet's will give birth to Vlitra and scattered the Goma around this world to test you. Ah, questo non l'avrei detto. Into a suitable vessel. The one who controls the planet. Io pensavo che la volontà della terra si fosse creata di per sé. Non che fosse stato qualcun altro. Ok. Mitra è stata assorbita, credo. O comunque dentro quella sfera. E qua abbiamo il nostro caro dio. Questa divinità. Chakravartin. It is I who keeps the wheels of
this planet in motion. Chakravartin. Yes, there is a reason why you must continue to climb, isn't there? You. Te sei accorto adesso, Asura, che era lui? Impossible. Our battle just now. Everything is as I had intended it. Bene. Sti qua sono stanchi morti e adesso devono combattere ancora. Perfetto. Now give me your hand, Redeemer. Col cazzo. L'ho già ricevuto prima. Però la cosa interessante, gli sta offrendo una scelta. He's the one. He's the reason for it all. Dai! No. Massimo potenziale. Wow. Noi con quei pugni abbiamo spaccato Vlitra. E lui con un dito ci ha fermato. Il che è anche abbastanza realistico, visto che è lui che ha creato Vlitra alla fin fine. Ce li sta parando tutti, ovviamente. Aia. Oh, non gli ha fatto niente il triangolo, eh. Incredibile. No dai, i colpi li sta subendo. Però smetti di lanciare ste sfere energetiche, cacchio. Oh, l'abbiamo destabilizzato finalmente. Era talmente ovvio che sapevo che l'avrebbe fatto un attacco del genere. No, e dai, avevo appena fatto triangolo io. E no. Che culo. Pensavo di aver sbagliato tasto io, meno male. Meno male, dai, 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 con un triangolata in faccia. Non te la leva nessuno adesso. E dai, ma proprio ora che avevo appena attivato quello. Avevo appena attivato L2 io. Nessuno è troppo forte per me. Stai zitto, Yasha. No, dai, poverino. Dobbiamo escogitare un pieno? Un piano? Scusami, un pieno. Basta continuare a menarlo. Vedi che piano è. Dai! Yasha, eri nel mezzo. Dai, non ci arriverò mai. Non arriverò mai in tempo prima che si rialzi. E invece ce l'ho fatta, dai. Sembrava quasi scriptato il fatto che io sia arrivato lì in tempo, eh. Per fortuna stavolta mi sono riuscito ad allontanare. Questa volta no, invece. Ma dai, proprio ora che ho attivato di nuovo L2, lo fa apposta, eh. Lo fa apposta. Ogni volta che attivo L2 fa quell'attacco lì lui. Però una menata in faccia non ce la leva nessuno e neanche la mia furia. Perché ascolta, dopo lo scontro con Vlitra, credo che Asura possa menare chi e quanto voglia. Abbiamo attivato il mantra da Soro stavolta. Non abbiamo avuto bisogno di Mitra. La forza di 1000 braccia in sole 2. 500 a testa. Ma io poi dico 1000 braccia perché
idealmente quelle sono mille braccia, le mille mani del Buddha, o comunque, se ho sbagliato a dire Buddha, era un'altra divinità comunque. Però idealmente sono mille. Oh, meno male. Arriva fino alla luna il mio potere. Più di una volta anche. Wow. Anche lui ha tirato fuori un sacco di braccia. È uno scontro fra chi avrà più braccia qui, Father! Non ti distrarre sul campo di battaglia, Asura! Dovresti saperlo! Dovresti sapere che non bisogna mai distrarsi sul campo di battaglia! Ok, una è andata. Aia. Oh, ma basta un po'. E questa è andata. Vieni qua che ti meno la faccia. Eccoci qua. Con mille braccia in più. Wow. A me piace mentre collaborano, veramente. Tutte ste scene qua rendono giustizia a entrambi. Ma dai, di nuovo. Dai, avevo appena attivato L2 io. Adesso mi allontana di nuovo. Dai, su. Una bella triangolata. Così te stai un attimo fermo. Ma stai buono. Ecco qua. Mi allontana di nuovo. Aia, dolore. Ecco fatto. Vieni qua, che ti meno. Altro pugnone gigante in faccia. Dai. Ma lo fa apposta, È stronzo, ma proprio a livello madornale, Secondo me lui sa quando attivo L2. Per quello continua a farlo, quell'attacco. Secondo me lui sa quando io lo attivo. Lui lo sa benissimo quando è che io attivo quell'attacco. Ma dai, l'avevo schivatissimo. Dai, vieni qua. Oh, ma hai rotto le balle con sto raggio, Basta un po'.
ecco fatto. Adesso quadrato o triangolo? Forza, triangolo. E ovviamente come al solito io attivo alle due e lui cosa fa? Mi schiva l'attacco. Però stavolta furia completa. Eccoci qua. Papà Furioso, un altro trofeo alla mia collezione. Mi sa che adesso Yasha se ne va, eh. E il braccio è andato. No, no, ho perso il tempo. Mi sono distratto a guardare la scena e ho perso il tempismo. Io non so, ho perso veramente il conto di quante volte le braccia d'Asura sono esplose. Cioè, veramente. Ok, questo non me lo aspettavo, devo essere sincero. Non mi aspettavo di nuovo l'armatura nera. Cioè, pensavo che dopo lo scontro con Yasha, Asura avesse capito che quella forma fosse inconsistente, ma credo che abbia capito che qua ci vuole solo il puro potere per poter distruggere questa entità. Esatto, il tuo corpo si disintegrerà. Esatto. Vedi, lo dice anche lui. Cacchio me ne frega. Sto cercando di salvarti. Tecnica dell'aria. No. Ok, meno male che ci ha preso Yasha. Perché di nuovo che cadiamo di sotto? No. Che poi tutta sta storia è per salvare nostra figlia e ci sta. Another failure. In that case, I shall bring an end to this world and begin it anew. Perché tanto possiamo, no? Ah, e quindi non è neanche la prima volta. Ottimo. Il Brahmaster mi sa che si sta sgretolando. Fate quel cacchio che volete, tanto tra poco morite, no? Ma ricrea solo il mondo o tutto quanto l'universo? Perché sono due cose completamente diverse, eh? Oh, bene. La luna di Majora's Mask sta per cadere sulla Terra. Come se non fosse la prima volta, cadiamo di nuovo sulla Terra dal mondo. Proprio dall'universo scendiamo sulla Terra. Guarda, è enorme. No, beh, l'altra volta ho detto che era grande quanto la Terra stessa, solo la faccia. Ma in realtà credo che la faccia sia solo metà della Terra. E già quello penso che basti per fare tanti danni. Non avrà spaccato la Terra, ma lì siamo, eh. Poi l'occhio sembra un sole. Mi piace il fatto che Asura sia riuscito a controllare la forma per poter cercare di arrivare all'obiettivo. Quella è una cosa che mi è piaciuta. Però è stato purtroppo inutile, purtroppo. You are the only one who can save this world. Asura. Mi piace che Yasha poi abbia compreso il nostro desiderio alla fine. Il fatto è che... Wow. Questa è una... Ok, pensavo una B. Pensavo B, devo essere sincero, ma... Tempo C, wow. Penso che sia il voto più basso
che abbiamo ottenuto fino adesso, la C. Forse il peggio è una D, ma tempo C, cioè, wow, vuol dire che quello scontro si può fare molto più in fretta. Tempo C è tantissimo. Vabbè, prima volta che lo facciamo, per carità. I sincro ci sta, li ho mancati due e questa cosa è sbagliata da parte mia, però wow, tempo C. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Vi ricordo che in descrizione c'è il link per trovarmi sul sito Viola. Noi ci vediamo al prossimo Kanda. Ciao a tutti!